Buongiorno a tutti, oggi è il 14 gennaio 2022, attestiamo la presenza dei consiglieri e l'autorizzazione alla registrazione dei consiglieri e dei nostri ospiti. Presidente Evola. Buongiorno, sono presente e do il consenso alla registrazione. Vicepresidente Mineo, assente. Consigliere Forello. Sì, buongiorno a tutti, sono presente e acconsento. Consigliere Chinnici, assente. Consigliere Sala, assente. Consigliere Arrini. Assente. Consigliere Ferrandelli. Sono presente e consento la registrazione. Dottore Maneri, lega, consente la registrazione. Consento, La dottoressa Sampina. acconsento. Ok, pure io. Perfetto, prego, presidente. Buongiorno, grazie. Noi abbiamo i nostri formulari, dobbiamo rispettarli. Grazie della vostra presenza. La Commissione ha iniziato tutto un lavoro di approfondimento di delibere che sono arrivate come delibere, diciamo, funzionali anche alla possibile attivazione del piano di riequilibrio. Abbiamo ricevuto la vostra proposta sull'adeguamento dei servizi istruttori e volevamo appunto approfondire con voi, anche perché mi pare di comprendere che c'è anche proprio l'introduzione di una, diciamo, di una nuova forma di tassazione, e quindi ecco, volevamo approfondire meglio con voi i termini della delibera. Passerei subito la parola al dottore Maneri e poi ovviamente insomma anche la dottoressa per le cose che potrà approfondire e che attengono insomma alle sue competenze. Prego. Sì, grazie. Buongiorno a tutti, ovviamente. La proposta, diciamo, è abbastanza semplice perché noi sul piano di riequilibrio avevamo, diciamo, poche manovre da proporre all'amministrazione, se non quella appunto degli oneri istruttori che vengono innalzati, le tariffe attuali sono riportate nella tabella allegata. E sono praticamente, si tratta delle certificazioni urbanistiche ordinarie per la quale oggi si paga 45 euro, e che passa con questa ipotesi di aumento a 60 euro, una certificazione urbanistica urgente che passa da 60 a 80 euro, e una certificazione urbanistica storica da 4,5 a 6, a 6.000 euro. No, No, cos'è? perché per queste sei richieste sì, sono praticamente Per 150 per costo del servizio, 150 per parcella, ma i richiedenti sono pochissimi, 30, capito? 6.000. Quindi abbiamo Che un importo poi totale annuo di entrata che potrebbe essere questo, che è molto piccolo. a fronte dell'attuale Un'esigua 100 richiesta, diciamo. 109.000 euro si assesta a 146.000 euro. Scusate, ma io oggi non vedo. Come giustamente diceva la Presidente, inseriamo in questo contesto una nuova tariffa che è legata alle convenzioni PEP. Allora, queste convenzioni praticamente già l'esigenza di mettere degli oneri istruttori pure per le convenzioni PEP me la sono ritrovata, diciamo, un pochino come esigenza rappresentata agli uffici già da tempo, anche perché si tratta di un procedimento che inizia su istanza di parte. Sull'istanza l'ufficio si attiva facendo appunto le proprie indagini, le proprie verifiche istruttorie e comunicando gli importi e le procedure che devono essere poste Non so, ok, non ho sentito più, dottore, forse è lei. Mi sentite ora? Mi Sì, sentite? adesso sì. No, io ho problemi di linea, non ne ho avuto. Allora, ripeto, l'esigenza di mettere degli oneri istruttori pure per le istruttorie PEP. Io ho riperso di nuovo il segnale, non credo sia un mio Sì, ogni problema. tanto si interrompe. Esco e rientro, scusate, esco Sì. e rientro.
Mi sentite ora? Sì. Sì. Sì, ora sembra di Allora, sì. il punto nuovo, diciamo, che introduce la delibera è legato all'istruttoria PEP. Stavo dicendo che già l'esigenza di prevedere degli oneri istruttori per queste pratiche già mi era stata rappresentata dagli uffici, in funzione di una ragione fondamentale, che sono procedimenti che si instaurano in iniziativa di parte. La parte chiede appunto le condizioni per procedere al passaggio dal diritto di superficie in proprietà. Molto spesso gli uffici hanno verificato che a fronte di questa istruttoria, che comporta risalire sulle cooperative, verificare le cooperative, l'inizio delle cooperative, i documenti della stessa e compagnia bella, dove arrivavano praticamente a individuare il quantum da pagare per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà, e molto spesso si vedeva che la parte di fronte alla richiesta tornava, diciamo, indietro sulle sue decisioni, per cui tutta quell'attività rimaneva un pochino così, fatta per Bene. No, però, no, però fondamentalmente rimaneva agli atti d'ufficio. E questa attività già comportava una serie di problematiche di ricerche, di attività istruttore. Abbiamo colto l'occasione per inserire in questo frangente appunto una tariffa che si attesta intorno, se non ricordo male, alla tabella All'inizio per il vabbè, 2000. a 50 e poi a 200 A euro. 200 euro dal Anche 2020, 2023. Questo è il ragionamento che è esploso per i 20 anni, come trovate nella tabella, esatto, da un importo di. Cos'è che non nei lo leggo? 20 anni a 2 milioni, se diciamo il numero degli utenti che richiedono questo servizio rimane diciamo costante nel tempo. E quindi nei 20 anni si Se parlerebbe non di 2 ricordo male, milioni. abbiamo previsto qui Abbiamo previsto qua un 500, limite annuo, però. 500. Sì. No, ma perché È l'abbiamo una previsto? richiesta annua di 500 per gli anni a seguire con un incremento tariffario. Ora ovviamente queste 500 richieste annue, noi non sappiamo se si manterranno nel tempo, perché dico, come fai a prevedere questo? Cioè, per adesso abbiamo avuto questo tipo di richiesta, però boh, poi. Ci siamo tenuti bassi nella richiesta, perché si tratta, uno, di un procedimento di istanza di parte, e Esatto. due, un procedimento, come si suol dire, a finire, cioè nel senso che il numero delle cooperative, il numero degli alloggi è quello già in atto, che peraltro un vero e proprio censimento non c'è, e che quindi non sarà, diciamo, costante nel tempo. Noi abbiamo fatto questa stima che, torno a ripetere, mi sembra abbastanza Di prudenziale, 500. di 500 l'anno, però ovviamente, Potrebbe essere anche anzi, meno. prudenzialmente sono state predisposte proprio per i prossimi 10 anni richieste medie pari a 500 utenti per ogni anno, cioè per 10 anni. Cioè, dottore, mi scusi, posso, Presidente, su Certo. que cioè, lei perché dice che sono prudenziali? Cioè, non c'è un censimento, ma un'evidenza Allora, circa. l'evidenza che cosa mi dice? Sono più Che di quest'anno 500. sono pure di più, sono 600 e rotte. Però che cosa è avvenuto sul tema? Perché sono i primi anni, quindi probabilmente è questo. Esatto, è per i primi anni da una modifica normativa che è più, diciamo, che è più vantaggiosa per gli utenti, per cui si è visto per l'anno successivo, per l'anno precedente, cioè il 2020 e per il 2021, richieste, se non ricordo male, intorno a 600-650. Tant'è che noi siamo un po' in arretrato e abbiamo definito finora tutto il 2020 e dobbiamo riniziare il 2021. Quindi prudenzialmente ho fatto questa stima su 10 anni, stabilendo, avendo come riferimento i 500 istanze per anno, proprio per fare un ragionamento, almeno ritengo, di buon senso. Questo è il corpo, diciamo, della delibera, che poi viene splittato, diciamo, In questo prospetto ventennale che vi è stato richiesto, nella sì, è tabella che abbiamo portato fatto. lì nella delibera. Non so se avete domande su questo punto specifico, altre.
Volevo capire una cosa, che era quello che ci eravamo chiesti quando abbiamo letto la delibera, intanto relativamente alla prima parte, cioè all'adeguamento delle tariffe, un adeguamento che poi devo dire insomma è anche diciamo abbastanza irrisorio, non c'è un grande appesantimento, però mi sfugge perché nella delibera insomma non c'è il percorso con il quale si arriva a stabilire il quantum. Avete avuto modo di guardare anche in altre città d'Italia, per esempio ieri l'assessora Martorana che ha presentato già due delibere del suo settore, discutevamo proprio di questo, cioè loro l'hanno anche inserito nel corpo della delibera, c'erano tutta una serie di confronti con altre città da cui si evidenziava che Palermo insomma sembrava un po' il paese della cuccagna, cioè fuori da qualunque media di altri comuni, persino siciliani, insomma. E poi è stato stabilito ovviamente un aumento. Ecco, volevamo un po' comprendere i meccanismi con cui si stabilisce il quantum e poi se c'è stata anche così poi di vedere come funziona anche altrove. Ecco. No, non abbiamo fatto nessun benchmarking perché ci siamo posti il tema di proporre un aumento tra virgolette compatibile, tant'è che per tutti gli oneri istruttori abbiamo previsto un aumento in termini percentuali del 5%. Per quanto riguarda... è passato un motore, non ho sentito un aumento? Un aumento del 5%. Con un aumento in termini percentuali del 5% per ogni quinquennio a far data dal 2022. Questo è il nostro trend che non corrisponde a quello degli altri comuni, che potrebbe essere stato, che potrebbe risultare anche vario, non utile per avere punti di riferimento. Noi siamo partiti dalla base di partenza, abbiamo detto un 5% per non aggravare, stiamo parlando di oneri istruttori sempre, no? Mentre abbiamo fatto un ragionamento diverso per il PEP, sia perché la tariffa a questo punto più alta dell'area, sia per l'oggetto del PEP, che è un riscatto di passaggio di sempre oneri istruttori legati a un passaggio di superficie a proprietà e quindi diciamo a entità di acquisto di importo sicuramente di diverso calibro. Non abbiamo fatto neanche qui un benchmarking con le altre amministrazioni, perché sinceramente non ci è sembrato neanche utile. Sì. Non siamo nell'ambito dei servizi, poi abbiamo degli oneri che già abbiamo per tanto tempo, se li aumentiamo ci dobbiamo dare un criterio. Peraltro, visto che lei me l'ha chiesto, io avevo posto questo tema già all'inizio, quando ci sono state le prime convocazioni dei capi area sul tema del piano di riequilibrio, proprio per evitare che ci fosse un'interpretazione squisitamente soggettiva degli aumenti, anche degli oneri istruttori, avevo posto al segretario generale il problema di avere una direttiva che andasse ad uniformare diciamo tutti gli uffici per gli oneri istruttori, che poteva avere pure un senso, perché questa è la mia valutazione, ritengo di averla fatto con buon senso, però ci possono essere anche altri uffici che fanno cosa che a me non risulta, che potrebbero parlare di oneri istruttori con un aumento non del 5% ma del 15% o del 20%, e non so se ci sono delle ragioni dietro che giustifica questa differenza, questa differenziazione. Peraltro alla mia proposta devo dire che il momento era un pochino particolare, si era ancora in attesa di acquisire più dati possibili, la risposta è stata quella: voi mandate le delibere, poi anzi mandate le relazioni, perché prima della delibera noi abbiamo mandato delle relazioni che giustificavano questi possibili aumenti, ipotesi di aumento,
E poi lì, magari in sede centrale, facciamo un altro ragionamento per vedere se queste delibere si sposano col contesto generale o meno. Quindi problema posto, però torno a ripetere, poi non avendo avuto nessuna indicazione specifica, io ho fatto questo ragionamento, che comunque rimetto ovviamente alla valutazione, perché il 5%, torno a ripetere, non è un benchmarking. Se l'amministrazione per gli oneri istruttori vuole fare un ragionamento unico per tutte le aree, questo lo può fare, ma sicuramente non sono io in condizioni di poterlo. No, certo, ma su questo tema che lei ha posto, il direttore generale come... No, il direttore generale all'inizio mi ha detto mandate le relazioni, cioè, perché la delibera è uscita in un secondo momento, e poi noi in sede centrale verifichiamo un po', le proposte di tutti gli uffici, tant'è che io avevo capito che poi ci sarebbe stata una delibera magari in sede centrale o un'indicazione a tutti gli uffici specifica, perché sennò io non... A me, per esempio, non è dato conoscere se gli oneri istruttori e altri uffici hanno fatto lo stesso ragionamento, o hanno fatto un altro, o hanno fatto benchmarking, o non hanno fatto benchmarking. Sinceramente non sfugge dalla mia conoscenza, mettiamolo in questo modo. Sì, ok, va bene, grazie. Ci sono domande o interventi dei colleghi su questo tema? Tutto tace. Va bene, diciamo che siete stati molto chiari. Va bene, e allora io la ringrazio, la restituisco immediatamente al suo lavoro. Grazie ad entrambi per la presenza. Che è una buona continuazione. Arrivederci. Non mi sembrano, diciamo, le questioni, queste, diciamo, di queste delibere, quelle determinanti per il piano di riequilibrio. In verità, dico, se magari si vuole chiedere qualcosa, non cambia molto, diciamo, non è una delibera particolarmente, diciamo. No, mi sembra giusto chiedere. No, ti volevo spiegare perché io, diciamo, su queste delibere, quella di oggi e quella di ieri, non ho avuto niente di... sulle discussioni di ieri e di oggi non ho avuto particolari questioni da rilevare. Secondo me sul piano di riequilibrio sono molto più gravi le cose che sono emerse in aula l'altro giorno sullo sballamento dei conti per altri motivi, piuttosto che queste deliberazioni che incidono tra l'altro poco sul gettito. Sì, certo. Sì. Barbara, sulla vicenda invece del project sappiamo nulla? Non so se hanno risposto, dottoressa Verardi. Non abbiamo chiesto un incontro, dovevate decidere quando. No, chiediamo sempre loro la disponibilità, perché poi ci abbiamo scegliere una data, dobbiamo fare 20 mail per individuare. Va bene. Per quanto avevamo già mandato, così diciamo una mail snella e veloce. Perfetto. Ok, va bene, perfetto. Poi rispetto, diciamo, al piano di riequilibrio, dico, oltre a guardare queste delibere su cui poi magari, insomma, ci esprimeremo, dobbiamo decidere come vogliamo proseguire, se lavorare su alcune singole parti per le quali sono emerse una serie di dubbi, di perplessità, e quindi, diciamo, fare un incontro mirato su questi aspetti, insomma, riguardare il personale, come, insomma, l'organizzazione, diciamo, di altre cose, oppure se vogliamo sentito il ragioniere, l'abbiamo sentito, il collegio l'abbiamo sentito,
Se vogliamo fare, diciamo, partire da una cosa generale, e quindi qui chiaramente ci vuole il... Io farei una cosa generale, Barbara, e poi nel dettaglio magari ciò che ci perplime di più. Vi chiedo, perché insomma capisco che la settimana prossima, anche come consiglio, molto probabilmente partiremo dagli aspetti generali, ecco, magari era per non riproporre. Barbara, ho bisogno anche di, se mi dà la parola, anche di porre a te, alla Commissione, un altro tema che mi sembra molto serio, del quale ho parlato fino a ieri con l'assessore Sala. Posso? Allora, ieri con l'assessore... scusami, così lo chiudiamo, per come quindi già avevamo stabilito, in effetti noi avevamo chiesto la disponibilità, dobbiamo sollecitare, così ci vediamo in commissione col dottore Redonda, intanto per una, diciamo, per gli aspetti generali. Restiamo così, prego. Allora, Barbara, ieri ho avuto modo di confrontarmi con l'assessore Sala in merito, diciamo, agli effetti dell'attuazione della delibera che è stata votata sul CUP, cioè sul canone unico patrimoniale. Questa delibera, che probabilmente forse è stata un po' sottovalutata da noi tutti durante la votazione, devo dire, non è stata forse è un parolone sottovalutata, però diciamo non abbiamo compreso fino in fondo gli effetti che questa delibera poteva avere e il riverbero, diciamo, sul patrimonio comunale. Che cosa accade? Che sostanzialmente l'attuazione delle nuove tariffe sta facendo lievitare in maniera considerevole, diciamo, quanto gli assegnatari dei beni del patrimonio comunale, siano essi edifici, siano terreni, debbano dare all'amministrazione che li ha in concessione. Questa cosa, poiché secondo me la misura è eccessiva, rischia di dover vedere drammaticamente il ritorno indietro di un sacco di immobili che oggi producono reddito, un sacco di terreni che producono reddito, poiché il canone unico patrimoniale è troppo elevato. Vi faccio un esempio, l'assessore mi ha parlato di alcuni casi, io gliene parlo un altro rispetto ad esempio a un terreno sul quale c'è una concessione che si trova in via Autonomia Siciliana, ex Autonomia Siciliana, adesso via Libero Grassi, per la quale, diciamo, l'attuazione ora di questo spazio, che già aveva un canone di concessione, diciamo, elevato, ma con la rideterminazione del CUP verrebbe sulle 260.000 euro circa, il che fa restituire il bene. Questo sta accadendo progressivamente con l'entrata in vigore delle tariffe, con tutti coloro che hanno in concessione questi beni. Quindi, a proposito di piano di riequilibrio, noi pensiamo magari con gli aumenti del 5%, così come illustrato poco fa del dottore Maneri, di poter contribuire significativamente all'allineamento del conti del comune, ma poi magari se non mettiamo mano al CUP per capire quali sono gli effetti, rischiamo di vederci restituiti nei prossimi mesi decine e decine di immobili, con la perdita conseguenziale di diverse migliaia di euro di canone di concessione che queste realtà pagano al comune. E anche l'assessore dice: cavolo, sì, è una questione che attiene il patrimonio, nella misura in cui io ce l'ho in carico. Ne parlavamo, ho detto che ne avrei parlato anche con voi, e lui, sia da assessore che anche da componente della commissione bilancio, diceva: sì, in effetti forse la sede per cominciare ad affrontare il caso e capire come affrontarlo la commissione bilancio, così da coinvolgere anche poi il settore tributi, non lo so, la responsabile del patrimonio, adesso non so bene. Quindi su questo, Barbara, io ti chiederei di parlarne con Toni e di calendarizzare nel momento opportuno un'audizione, così se dobbiamo rilavorare ad una delibera, dobbiamo rideterminarla, ritornare in aula, perché è un rischio enorme. Sì, certo, trovo surreale che la valutazione di questi rischi non sia stata fatta per tempo, cioè non ho capito se il tema lo hai posto tu o ne hai parlato Sala, perché giusto per capire, veramente lo trovo incredibile. Peraltro, se vi ricordate, insomma, anche nel dibattito d'aula
erano emerse tutta una serie, diciamo, di elementi che avrebbero un po', che avrebbero proprio esasperato la tassazione su alcune cose con l'introduzione del CUP. Però quello che è sempre stato detto è che comunque il regolamento si è fondato essenzialmente su quelle che sono le indicazioni direttive anche molto rigide. Quindi rispetto a questo, così come altri temi che ripeto in aula, penso Viviana Lo Monaco, Castellotti, ha sollevato anche la questione per esempio per la pubblicità, no? Ma che margini ci sono di operare? Perché da un lato le cose si presentano come rigide, poi. Infatti io l'approfondirei, ma sentirei anche l'assessore Sala, magari congiuntamente con Forse Ragioniere. con chi poi se ne occupa, con il settore tributi, perché poi magari il rischio è che ecco, dal confronto non so, però insomma, questo regolamento è stato proposto con un lavoro poi un po' contestato, un po' no, ma che sembrava fatto a più mani proprio perché in qualche modo investiva le competenze anche di vari settori. Poi alla fine, insomma, uno registra che evidentemente non c'è un lavoro attento di squadra. Forse più che la dottoressa Mandalà, che peraltro ha sempre lamentato il fatto che nella costruzione, diciamo, nella redazione di questo regolamento, il suo ufficio era stato coinvolto senza che avesse delle vere e proprie competenze, perché ve la ricordate, la diatriba col suo appartiene solo al suo, eccetera. Insomma, quindi probabilmente dovremmo parlare comunque con Galatioto, cioè sono loro poi gli estensori della delibera, anche se il lavoro è stato un lavoro di gruppo, no? Perché è importante, diciamo, che individuiamo bene con chi parlare, se no poi. Non, le questioni rimangono sempre sospese e non trovano. Però questa cosa, Barbara, io credo che avrà esiti, cioè, importanti, eh? Certo, Cioè, non vorrei che la il tempo sottovalutassi, ma. passa, il 31 gennaio praticamente è a ridosso, cioè mi crea ansia questa cosa che ci sono sempre possibili, che poi ogni intervento che si fa va inserito in una rimodulazione complessiva, questa cosa mi crea ansia, quindi sì, no, concordo pienamente, insomma, un po' fa specie che si debba ritornare su cose che sono state esaminate, viste, trattate, affrontate, votate, e poi sembra sempre che le cose, i problemi spuntino all'ultimo secondo come funghi, insomma, diventa veramente odioso. E quindi io direi assolutamente Galatioto e Patrimonio, non so se Rimedio o Agnello, perché lavorano, cioè sono entrambe lì, però in questo momento non ricordo le competenze specifiche, magari chiedo una cortesia alla segreteria di vedere chi delle due effettivamente sì, oppure se una è capoare e l'altra no, insomma non ricordo. E ovviamente sempre gli assessori di riferimento, che sono Sala da una parte e l'assessora Martorana dall'altra. Ok. Scusate, per quando? Chiediamo la disponibilità, però magari evidenziamo. Che succede? Ah, evidenziamo l'urgenza. Sì, assolutamente Diciamo sì. la disponibilità, però evidenziamo che è urgente perché Sì, potrebbe avere una refluenza sul piano giuridico. assolutamente sì, Barbara, assolutamente sì. Ok. Io invece con voi, velocemente, perché praticamente fra poco dobbiamo chiudere, volevo solo condividere una cosa. Ho visto l'emendamento che il consigliere Sicarra ha presentato alla delibera che dovrebbe essere in discussione, quella del PEF Tari.
incrocia un argomento. Ah, ecco, Ugo, ci sei anche tu. Dicevo, volevo condividere con No, mi voi sono rialzato. volevo condividere con voi una riflessione sull'emendamento che ho avuto modo di leggere, presentato dal consigliere Ficarra sulla delibera che riguarda il testatari, e che Ma entra. veramente vuoi discutere di quell'emendamento? Cioè, tu hai intenzione di discutere di quell'emendamento? No, volevo condividere però con voi una No, riflessione, dire, cioè, perché l'ho è letto, dico, se, nel abbondantemente. merito di una questione che noi abbiamo affrontato, però appunto volevo capire intanto se, essendo lui forza di opposizione, lo ha condiviso con qualcuno, ne ha parlato con qualcuno, comunque esiste. È chiaro che entra in una questione che è reale, noi insomma abbiamo cercato di affrontarla, penso forse anche nel miglior modo possibile, cioè ponendoci lì come luogo, ecco, di confronto e di risoluzione della diatriba. La questione c'è, però no, credo che non sia questa se è la sede, cioè proprio non sia la delibera adatta. Oltre ad altre questioni, il fatto che ancora non si è concluso tutto il ciclo giudiziario, ci fu un pareggio, una volta ha avuto ragione uno, una volta ha avuto ragione l'altro, e si aspetta sostanzialmente l'ultimo grado. Però dico, in ogni caso, non è che le esenzioni possiamo discuterle noi e possiamo discuterle con questa delibera, cioè tutt'al più riproponendo un tema che ha un'influenza forte sulla vita economica del comune, perché se uno degli obiettivi di un comune virtuoso è quello di ridurre i contenziosi, dico, è chiaro che su questa materia si deve trovare una strada, che ovviamente è una strada che deve stare, diciamo, nei percorsi di legge, questo è evidente, non c'è nemmeno da dirlo, però è ovvio che è un obiettivo che si deve porre, tanto più veramente se parliamo, diciamo, di un piano di riequilibrio, della necessità, insomma, di risanare attraverso un piano tutta una serie di cose. Però non mi sembra la strada, cioè, casomai dico, fai un ordine del giorno dove inviti chi ha questo compito a discutere, cioè, nelle sedi opportune, della possibilità di risolvere questa questione, di affrontare il tema delle esenzioni. Cioè, che cosa c'entra l'esenzione con questa deriva? Cosa c'entra il Consiglio Comunale? Quindi ci sono una serie di questioni che, peraltro, dico, la dottoressa Mandarà nel suo parere articolato, dove richiama anche la sentenza di condanna. Presidente, poi chiedo di intervenire. Sì, no, infatti, no, ma voglio che interveniate, perché non sapevo nemmeno che esistesse questo emendamento. Dico, poi l'ho visto, l'ho letto, volevo capire se voi eravate stati coinvolti, che cosa ne pensavate. Capisco già da quello che hai detto qui, cioè, ma vuoi discutere tu proprio? Dico, ma lo conoscevate, lo conoscete? Cioè, è giusto che vi chieda che cosa ne pensate, Allora, se non lo facessi. Io ho il mio punto di vista e l'ho espresso. Dico, fermo no, restando io. che la questione esiste, ma lo ritengo, però volevo capire con voi. È tutto qui. Prego. Allora, io ti rispondo, io non ne sapevo nulla ovviamente di questo emendamento e ritengo che la questione sia appunto siano duplice, non solo che questo non è il luogo adatto, in realtà si è fatta molta confusione su questo argomento, ma avremo modo di tornarci quando si discuterà di questa deliberazione della Tari, del PEF Tari in aula. A quanto ho capito, certamente non oggi, visto che vi dicono che sia il segretario generale che il ragioniere generale saranno di nuovo assenti alla seduta. Questo io lo ritengo grave a prescindere, perché veramente se noi non riusciamo neanche a incontrarci col segretario generale e con il ragioniere generale di presenti, cioè entrambi presenti nella discussione del PEF Tari del 2020, figuratevi la possibilità di discutere sul piano di riequilibrio, perché poi i principali nodi sono nei contrasti tra la Ragioneria Generale e la Segreteria Generale. Detto ciò, dicevo, quindi Ha ragione Ugo, eh? Ha ragione Ugo, eh? È una no, cosa particolare.
altissima, io ritengo che noi non saremo nelle condizioni di arrivare a votare questo piano di riequilibrio. Io penso che dovremmo valutare probabilmente anche in questo caso, visto che il ragioniere generale... E che detto... succede, Ugo? Che succederebbe? Succederebbe che secondo me noi dovremmo ritornare a valutare la possibilità di revocare la precedente deliberazione con cui abbiamo avviato il piano di riequilibrio e aspettare l'accordo con lo Stato. E dopo l'accordo con lo Stato fare il piano di riequilibrio. Perché noi stiamo facendo le cose al contrario, probabilmente. Cioè noi... stiamo cercando di fare un piano di riequilibrio senza avere la possibilità in una situazione di dissesto funzionale, senza avere la possibilità di chiudere i bilanci, ed è una cosa anomala. Io vi ripeto, tutti i comuni d'Italia che hanno ricevuto le somme dallo Stato avevano già chiuso i loro bilanci, quindi non erano in una situazione di dissesto come quella di Palermo. Tutte le città metropolitane hanno abbondantemente nei termini chiuso il bilancio previsionale 21-23. Palermo è l'unica città d'Italia che non è capace, non è in grado di farlo, e non è stato in grado di farlo neanche con i 70 milioni di euro che sono arrivati to cure da un giorno all'altro da parte dello Stato. Ma tornando all'argomento principale, quello delle tariffe Tari, io vorrei ricordare che il Presidente qui cerca di giocarci su questo. Io continuo a ribadirvelo, ma poi ve lo leggerò in aula. Che noi siamo il Presidente del Consiglio. Che con questa deliberazione noi non prendiamo solo atto del PEF Tari 2020, noi determiniamo le tariffe del 2020. C'è scritto proprio che si determinano, che il Consiglio Comunale assume il compito, la responsabilità e l'indirizzo di determinare le tariffe Tari del 2020. Quindi ben potrebbe, per essere chiari, anche intervenire nelle eventuali esenzioni riferite all'annualità 2020, però. Quindi ben potrebbe stabilire che per il 2020 la Tari, faccio un esempio, dell'AMAT non venga pagata. Qui però, quindi sul 2020 potrebbe farlo il Comune, però qui ci sono un doppio parere negativo della ragione generale e del settore tributi, che è abbastanza troncante rispetto alla questione. È evidente che se non si parte prima con un indirizzo transattivo rispetto a una causa in corso, di cui tra l'altro la dottoressa Mandalà riferisce che mi sembra il primo grado addirittura sia stato vinto, è ovvio che è una situazione, l'hanno definita contra legem, però queste questioni così delicate, certo, a mio parere, non è che si presentano con un emendamento dall'oggi al domani, così non condiviso. Fermo restando che c'è un doppio parere negativo, e io ripeto, non avrò nessun problema a votare contro questo emendamento, non solo per le modalità con le quali ho presentato, ma anche per l'opportunità di valutarlo in questa occasione, in questa situazione. Viceversa, io penso che si dovrebbe anche ragionare sulla presentazione di un emendamento, qualora qualcuno voterà questo PEF Tari 2020, che ripartisca correttamente le somme rispetto alla proposta di deliberazione originaria, che prevedeva 8,8, 8,8 e 8,8. Un anno è passato, quindi dovrebbe essere ripartito su due anni. Mi pare che Fabrizio avesse alzato la mano, ma non lo vedo più. Niente, non c'è il consigliere. Dario, ma tu lo conoscevi questo emendamento? Dario? Vabbè. No, non lo conoscevo. Ah, ok. Ah, quindi no. Lo conoscevo in solitaria, un assolo, anzi, come diremmo in musica, un assolo di... Va bene, ci sarà, diciamo, modo e tempo. Ma oggi in aula cosa ci sarà? Si riparte dalla votazione di ieri. Va bene, aspetta, scusami, non mi viene PRG. Perfetto. Comunque, l'ho saputo poco fa questo discorso delle due assenze, però una delle due è per una questione di salute seria. Ah. Ma chi stai proprio parlando, scusate? Segretario. Di chi? Segretario.
sua, una questione sua di salute seria. Scusate, sì, questo non... capito. No, vabbè, giustamente, forse insomma, magari non avrei neanche dovuto dirlo, siamo in registrazione, però va bene. Allora leggiamo velocemente il verbale, che dite? Ok, ok. Allora, la seduta odierna è dedicata all'incontro col capeario delle pianificazioni urbane al fine di approfondire la proposta e deliberazione di risparmio all'oggetto. Sono presenti in videoconferenza il dottore Maneri e la dottoressa Santino. La presidente introduce l'argomento della seduta e ringrazia gli ospiti per aver accettato l'invito. La presidente evidenzia la necessità dell'approfondimento della proposta oggetto dell'incontro. Interviene il dottore Maneri, che illustra la proposta spiegando che si tratta di un aumento per 4 tipologie e di diritti di segreteria, tra le quali viene anche appunto inserita la tariffa legata alle convenzioni PAS. Esigenza questa che è stata appunto di presentazione degli istruttori rappresentata già dagli uffici da tempo, poiché si tratta di un'istanza di parte e gli uffici spesso hanno verificato che si arriva ad individuare il quantum e poi la parte appunto rinuncia. E visto l'importo appunto per l'istruttore e la procedura, appunto era importante arrivare a una quantificazione. Pertanto è stata inserita una tariffa che parte da 100 euro per arrivare a 200 nel 2023. Le previsioni di aumento previste appunto sono state fatte sulla base delle richieste già effettuate. La stima è appunto prudenziale ed è basata su 500 utenti all'anno. Il consigliere Fernandelli chiede come sia stata appunto effettuata la stima. Il dottore Maneris rappresenta che per il 2021 sono state effettuate richieste di circa 600 istanze, ma per il buonsenso è stato appunto stimato un aumento su 500 istanze. La Presidente Evola evidenzia che l'adeguamento non comporta appunto un grande appesantimento dal punto di vista economico, ma non si può comprendere come si arrivi, non si può comprendere come si arrivi al percorso, si vuole comprendere appunto se sia stato una verifica, diciamo, su altri comuni, un approfondimento per verificare come hanno provveduto in altre città. Il dottore Maneri rappresenta che questo non è stato effettuato, infatti non è stata effettuata alcuna indagine ed è stato stabilito un aumento del 5% per ogni quinquennio a far data al 2022 sull'importo degli oneri. Per il PEF si è fatto un ragionamento diverso e quindi l'entità si è basato su appunto l'entità di acquisto delle diverse appunto unità. Lo stesso specifica che non si è ritenuto utile effettuare alcuna comparazione con altri comuni. Specifica che in sede di riunione con il direttore si era posto il problema, la necessità di un confronto con altri uffici che possono aver previsto una percentuale diversa del 5%, ma non avendo alcuna disposizione si è provveduti all'aumento del 5% per ogni quinquennio. Le presidente chiede quali siano state le risposte del direttore. Il dottor Maneri evidenzia che gli è stato chiesto di notare la relazione. La presidente ringrazia gli ospiti per essere intervenuti. Il consigliere Forello evidenzia che le questioni relative alla delibera non sono fondamentali per il piano e spiega di non avere appunto particolari questioni da porre che incidono sul piano di riequilibrio. Il consigliere Fernandelli reitera la richiesta di incontro per il progetto di finanza con l'assessore Prestigiacomo e l'ingegnere Di Gangi. La presidente chiede alla commissione di procedere con l'invito e chiede come si vuole procedere relativamente al piano di riequilibrio. Il consigliere Fernandelli ritiene che si possa procedere con gli aspetti generali. Quindi la presidente chiede di sollecitare l'incontro con il segretario, col direttore. Il consigliere Fernandelli fa riferimento al CUP e ritiene che sia importante comprendere i riflessi sul piano, sulle entrate comunali, poiché l'aumento delle tariffe sta facendo lievitare gli importi che appunto perderebbe praticamente il comune sulle concessioni di terreni immobili. Ritiene che il CUP sia troppo elevato e fa riferimento a un caso specifico che ha un canone di concessione elevato e che con il CUP sta farà restituire il bene. Ritiene che se non si farà
non si pone l'accento sul CUP, si può assistere a diverse restituzioni di mobili e propone di raccordarsi con l'assessore al patrimonio per comprendere come fare. La presidentevola ritiene che il problema doveva essere certamente posto e che anche in Consiglio Comunale erano emerse alcune criticità con l'introduzione del CUP e ritiene importante comprendere quali siano i margini di manovra. Evidenzia l'esigenza di individuare i giusti interlocutori. La Presidente decide di invitare il dottore Galafioto, la dirigente del patrimonio e gli assessori competenti. Condivide con il consigliere la riflessione, la Presidente condivide con i consiglieri una riflessione sull'emendamento che il consigliere Ficarra ha presentato sul patrimonio. La stessa evidenza che rientra in una questione che non è giusto, diciamo, la sede non è questa, e quindi la commissione si confronta su tale emendamento. Il consigliere Forello ritiene che concorda, diciamo, con la presidente e commenta l'assenza di oggi in consiglio comunale del ragioniere generale del direttore. Lo stesso rappresenta che sia una condizione di fare un piano di riequilibrio in condizione di dissesto funzionale. Consigliere Forello rappresenta con la delibera del profittore non c'è solo una presa d'atto, ma anche si determinano le tariffe del 2020 ed eventualmente le esenzioni del 2020, ma vi è un parere tranciante sia della Ragioneria Generale che dell'Ufficio Tributi. Le questioni continua il rappresentante che le questioni del CUP non possono essere affrontate con un emendamento. Si dovrebbe ragionare su un emendamento che appunto ripartisca le somme rispetto alla proposta originaria. La Presidente chiede alla segreteria di leggere il verbale. Perfetto, lo mettiamo ai voti. La Presidente è favorevole, il consigliere Forello. Chinnici favorevole. Favorevole Forello. Favorevole la consigliera Rini. Perfetto, allora il verbale viene approvato all'unanimità dei presenti, sono le 10:54 e interrompiamo la registrazione. Sì, perfetto.